Salve, Charles. Hai trovato la donna del mistero? Pare abbia causato disordini appena fuori città in un posto chiamato Lexington. Un ottimo punto di partenza. Ci vediamo là. Felice rende felice anche i suoi clienti. L'hai trovata? Si è accampata non lontano da qui. Ottimo. Beh, prima la troviamo, prima ci toglieremo da questo freddo. Andremo più svelti a cavallo. Temo di avere cattive nuove, signore. Eh? Braddock insiste che io torni al suo servizio. Ho provato a declinare, ma è inutile. Senza dubbio è furioso per avere perso Pitcairn. Senza contare l'umiliazione subita. Fa come dice. Nel frattempo cercherò di liberarti da lui. Mi scuso del disagio. La colpa è sua. Troppo tardi. Il fuoco è appena stato spento, la neve qui è smossa. È vicina. Diavolo.
tracce sono fresche. Devono essere sue. Sembra che sia salita. Via dalla neve e fra gli alberi. Aspetta qui. Oh, diavolo. Ferma, torna qui. Va subito da Braddock, Charles, prima che sospetti qualcosa. Qui ci penso io. Ma signore! Niente ma! Vai! Non scappare! Voglio solo parlarti! Non sono tuo nemico! Ti prego, ascoltami! Aspetta, donna! Lasciami parlare! Sto perdendo la pazienza, donna! La tua testa non funziona. Io, Eitam, io vengo in pace. Perché parli così lentamente? Scusa. Cosa vuoi? Beh, il tuo nome, intanto. Sono Cagnazio. Lieto di conoscerti. Cagnè... Chiamami Tio. Sio. Tio. Tio. Ora dimmi che ci fai qui. Ma dove l'hai preso? Da un vecchio amico. Ho visto questi segni solo in un altro posto. Dove? Beh, mi è proibito persino parlarne. Io vi ho liberato. Non conta niente per te. Senti, io sono tuo amico. Qui vicino c'è una collina. Ci vedremo lì e scoprirò se dici il vero. In città ci sono soldati che vogliono cacciarci da queste terre. Li comanda un uomo chiamato il Bulldog. Edward Braddock. Lo conosci? Non è mio amico. Ogni giorno il mio popolo soffre per gente come lui. Allora vediamo di fermarlo. Insieme. Che cosa proponi? Di uccidere Braddock. Ma prima dobbiamo trovarlo. Non mi fido di te. Lo so.
Aspetta qui. La donna Mohawk potrebbe insospettirli e farli sparare. Non è la prima volta che vengo tra la tua gente. Me la so cavare. Speriamo. Sentito che i francesi stanno per avanzare verso di noi. Mi chiedo cosa abbia intenzione di fare Braddock. È già in marcia verso l'avamposto. Scommetto che la nostra vacanza qui sta per terminare. Ci sposteremo a sud entro fine settimana. Del sale negli occhi e quegli odiosi gabbiani che strillano e cagano dappertutto. Sicuro che siamo diretti là? Sì, il Bulldog sta preparando un'altra spedizione. È così che le chiamano ora? Spedizioni? Già, ma è furbo. Basta dare un bel nome a qualcosa e si copre il marcio. Amico. Io? No, dicevo all'albero. Beh, io me ne stavo andando. Oh? E ora? Beh, ora ti farò ingoiare tutti i denti. E tu temevi che sarei stata io il problema. Sei ferito? Va, non è niente. Ecco. Questo fermerà il sangue. Non era necessario. Ma grazie. Dobbiamo andare. Ti aspetto al campo di Braddock.